Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Cuciniamo assieme a pomodoro e basilico. Vi ho anticipato pochi secondi, pochi minuti fa, giusto per ricordarvi il nostro appuntamento serale e spero che vi colleghiate in tanti per seguire la puntata di questa sera. Chi di voi già segue la pagina lo sa già comunque anche da settimana scorsa che la ricetta che prepareremo assieme sarà il rosti di patate e Catalogna. Allora, questo piatto è un piatto tipico svizzero, più tipicamente originario del canton Berna, di Berna, ed è un piatto a base di patate grattugiate, a cui poi venivano aggiunte altre verdure. Questo piatto veniva originariamente consumato anche a colazione. Oggi però ovviamente vi sono tutte diversi tipi di rivisitazioni, per cui diventa un piatto che si può proporre ovviamente a pranzo e a cena, ecco. Bene, vedo che vi state cominciando a connettere, sono molto contenta. Ciao Rosy, benvenuta, benvenuta, spero vi connettiate in tanti. Dicevo appunto che questo piatto che prepareremo questa sera è una variante del più famoso piatto tipico svizzero, il rosti, appunto. Questo piatto che ha come ingrediente principale le patate, perciò è un piatto veramente, vi posso assicurare, piace veramente a tutti perché le patate è uno degli ortaggi che sin da bambini, vuoi per le patatine fritte e altre cose un po' meno magari salutari, ecco, vengono consumati di più dalle persone di tutte le età. Perciò vi assicuro che vi potrà dare qualche idea per consumare questo ortaggio in modo diverso dal solito. Ciao Agata, benvenuta! Spero riuscirai a vedermi, a seguirmi questa sera. Dicevo, allora, nella mia versione di questa sera, la ricetta l'avete letta sia sulla pagina, come al solito, nella sezione secondi piatti. Oppure nella bacheca dell'evento, l'ho pubblicata nei giorni scorsi. E dicevo, in questa mia versione, allora la versione originale, ora mi sfugge gli ingredienti, comunque a parte le patate, so che si possono diciamo, aggiungere diversi, qualsiasi altro tipo di ortaggio, ovviamente. Adesso non so se prevedeva l'utilizzo di ingredienti di origine animale, ecco, però nella mia versione utilizzo questo abbinamento particolare con la Catalogna, che è un tipo di cicoria molto molto amara, ecco, perciò io ero attirata, diciamo, sono sempre stata attirata passando nel banco frigo dove appunto l'ortofrutta così. Da questi bei ceppi di questa insalata, ero indecisa di che tipo di ortaggio fosse, sembrava tra radicchio e l'insalata, non sapendo in realtà quanto fosse amara, perché effettivamente è particolarmente amara, però ho notato che abbinandola con ovviamente altri ortaggi più dolci, in questo caso con le patate, che smorza appunto l'amaro di questo tipo di cicoria, che ovviamente è proprio una delle caratteristiche che la rende molto, come dire, salutare, depurativa. Ecco, come si sa, è conosciuto che tutte le verdure amarognole, hanno questo effetto, depurativo. Bene, allora, una cottura in padella, veloce, come quella di settimana scorsa della mia farifrettata. Spero qualcuno di voi l'abbia fatta perché, insomma, a me è piaciuta molto la versione con la verza, magari avete provato qualche altra versione, sono curiosa, se le avete provate, pubblicatele pure sulla mia pagina le vostre foto di ricette, mandatele che io, insomma, mi piace sempre vedere voi che vi cimentate preparando le mie ricette. Ecco, poi magari mi date anche qualche consiglio, qualche ispirazione, perché si sa, insomma, spesso si leggono ricette in giro
e poi ci viene quel lampo di genio e abbiamo trovato un piatto anche per noi, trasformando quello, una ricetta magari di qualcun altro. Ecco, bene Rosy, sono contenta, bene. Infatti anche quella, non avendo la verza, si può fare comunque con qualsiasi altro ortaggio, anche quella. Eh sì, Agata, perché il sondaggio è stato fatto settimana scorsa e c'erano appunto, diciamo, in lizza la fare frittata che ho preparato appunto giovedì scorso e il rosti. Perché appunto di solito pubblico un sondaggio ogni 2 settimane e la ricetta vincitrice, diciamo, viene preparata la settimana stessa, mentre la perdente la settimana dopo, ecco. Allora, bando alle ciance, vi faccio vedere gli ingredienti, che sono veramente molto semplici. Allora, come vi dicevo prima, protagoniste di questo piatto sono le patate, che sono state da crude, mi raccomando, tagliate molto grossolanamente a julienne, ecco. Poi abbiamo la Catalogna, di cui vi parlavo prima, ecco, un ceppo. Mi raccomando, se vi posso dare un consiglio, tagliatela piuttosto a pezzi piuttosto piccoli, dove c'è il gambo, diciamo nella parte in cui c'è l'attaccatura alla radice, perché appunto così diminuiremo i tempi di cottura. Agata, vediamo cosa mi scrivi. Dovrei vederlo su Facebook. Sì, sulla mia pagina Facebook. Ora l'ho tolto dal post fissato in alto, però se scorri lungo la bacheca vedrai che ci sarà, troverai questo sondaggio. Adesso non ti so dire la data, però penso verso l'11 di febbraio, ecco, più o meno. O anche la settimana prima, il 9, insomma, inizio di settimana scorsa. Poi abbiamo una cipolla affettata finemente, io ho usato una rossa, potete usare la tipologia che preferite. Poi, allora, per insaporire il rosti, del rosmarino. Questa volta non avevo il rosmarino fresco a disposizione, perciò ho usato un cucchiaino raso di rosmarino secco. Ecco, Agata, spero tu la trovi, ma tanto ormai il sondaggio è chiuso, nel senso che adesso, nei prossimi giorni, pubblicherò un nuovo sondaggio per le prossime ricette e su quello potrai votare. Invece ormai diciamo che il sondaggio è stato concluso settimana scorsa, prima dell'altra diretta. Poi un altro insaporitore, abbiamo un po' di curcuma, che oltre a dare sapore darà del colore. Ciao Naomi, ti aspettavo, dicevo chissà dov'è Naomi, vediamo se si collega. Poi abbiamo, allora, del peperoncino, ovviamente qua dopo vi farò vedere quanto ne metto, ne posso mettere così tanto, del sale, un pizzico di sale, del pepe nero. E poi, per rendere croccante, diciamo, ancora più croccante la superficie del nostro rosti, ho un mix, vediamo se riesco, ecco qua, di semi, che sono girasole, zucca e lino, girasole, zucca decorticati e lino, e da mettere in superficie, e del pan grattato, ecco, e poi un pochino di olio evo. Allora, direi che possiamo cominciare a preparare la ricetta. Munitevi di una pentola antiaderente. Io ora abbasso l'inquadratura così vi faccio vedere meglio. E avvicino anche, ecco qua. Perfetto. Allora, procedo. Mungiamo la nostra pentola e poi possiamo accendere il fuoco. Allora, accendo la cappa, aumento un po' il volume della voce, spero che mi riusciate ugualmente a sentire. Allora, mettiamo subito a rosolare la nostra cipolla che abbiamo affettato con, come vi dicevo, un pizzico di peperoncino. Allora, questo è il peperoncino secco, abbassiamo un pochino la fiamma nel frattempo. Ecco qua. Allora, va molto a gusto,
ovviamente la quantità di peperoncino. Io direttamente con la forbice ne taglio proprio una puntina per dare, diciamo, quel sapore in più al mio rosti. Ecco, come chi mi segue sa che mi piacciono i sapori piuttosto forti. Perciò, comunque, è un ingrediente che potete benissimo omettere. Se non vi piace, siete intolleranti o per qualunque altra ragione vi crea problemi, potete anche non aggiungerlo. Allora, facciamo insaporire e rosolare la nostra cipolla. Io adesso ipotizzo, siccome questo è un piatto, come vi dicevo all'inizio, che originariamente veniva consumato a colazione. Adesso magari qualcuno di voi sa meglio di me, ma ipotizzando con le patate può essere che ci fossero delle uova assieme, oppure non so, dello speck, del formaggio, ecco, mi viene in mente dei sapori del genere, perché esiste un altro piatto che comunque non c'entra niente con rosti, ma è sempre consumato a colazione, appunto con le patate, lo speck e le uova. Perciò magari mi può venire in mente un abbinamento del genere per essere consumato a colazione. Si sa che una volta, insomma, lavorando nei campi e così, dei lavori molto più pesanti, al mattino era richiesta, insomma, molta energia, perciò servivano delle colazioni molto molto caloriche, ecco, ovviamente poi si consumavano tutte. Bene, allora facciamo attenzione a non far bruciare la cipolla, la facciamo ammorbidire, continuando appunto a girare spesso, ecco, al massimo abbassiamo un pochino la fiamma. Allora, volendo, questo piatto si può preparare anche in forno, però ci vuole molto più tempo, perché comunque ci vorranno circa, credo, almeno una mezz'oretta, magari girandola a metà cottura. Diciamo che se non avete tempo di stare davanti ai fornelli, potete cuocerlo in forno, ecco. Altrimenti in questo modo, secondo me, è meglio, ecco. Allora, quando le cipolle si sono ammorbidite e l'olio si è insaporito, possiamo aggiungere la cicoria. Aspettiamo un attimo per far sì che cuocendo perda un pochino di volume, così che poi potremo andare ad aggiungere anche le patate. Allora, come dicevo prima, questa è un ortaggio piuttosto particolare e non a tutti può non piacere a tutti, però vi consiglio di provare, perché con le patate, comunque, che sono dolci, si crea questo contrasto che non è male, almeno a me non dispiace. Eventualmente potete sostituire la cicoria con magari un altro ortaggio che vi può piacere e magari più dolce, tipo una bieta, non so, anche del radicchio ci sta molto bene. Allora, come vi dicevo, tagliate la cicoria, vedete, in pezzi piccolini, soprattutto vicino alla costa, di modo poi da diminuire appunto la cottura, perché le foglie ovviamente si appassiranno prima e invece per il gambo ci vorrà un po' più di tempo. Sta già cominciando a diminuire il volume. Allora, vediamo vicino un pochino, perché tanto vedere me a metà non vi aiuta.
a questo punto le patate. E mi raccomando, diamo una bella mescolata. Abbassiamo un pochino la fiamma. Diamo una bella mescolata. Se vediamo che la pentola dovesse, le verdure dovessero asciugarsi troppo, possiamo aggiungere un pochino d'acqua per evitare appunto che brucino e che si attacchino. Ancora. Diamo una bella mescolata. A questo punto possiamo insaporire con il rosmarino. Ecco, se lo avete fresco è meglio. Poi diamo un po' di colore con la curcuma, adesso vediamo se riesco a tirarla giù, si è attaccata, ecco qua, voilà, e il sale ovviamente, una bella salata. Ok. Allora aggiungo un pochino di acqua, scusate. Ecco, perché mi pare un pochino secco. Diamo una bella mescolata così da far insaporire e colorare bene la tutto il, diciamo, i nostri ingredienti. Perché? Allora, girate molto bene a questo punto, perché dopo dovremo schiacciare il tutto per, come dire, dare forma al nostro tortino. Ok, allora, quando ci sembra abbastanza amalgamato, possiamo cominciare con il nostro mestolo a schiacciare. Schiacciamo il nostro tortino, appunto, lo livelliamo, se così si può dire. Ecco qua. Allora, devo dire che questa volta ho usato una pentola più piccola, infatti venuto piuttosto alto questo tortino, però insomma questo va un poco a gusto. Allora, a questo punto, quando vedete, schiacciando il tutto, il mestolo, vado a mettere in superficie del pan grattato, come vi dicevo prima, per rendere il tutto più croccante. Abbondiamo anche, tanto poi, e dei semi. Questa qua sarà un'operazione che poi ripeteremo una volta che andremo a girare il tutto. A questo punto non ci resta che coprire la nostra pentola e cuocere a fuoco basso per qualche minuto. Bene, allora alziamo l'inquadratura, eccomi qua. Come vi dicevo, appunto, una cottura in padella che un po' simile a quella della fare frittata, ecco. Mi raccomando, ogni tanto controlliamo il nostro coperchio, anzi apriamo la nostra pentola e controlliamo, perché se dovesse appunto asciugarsi troppo la verdura, possiamo andare ad aggiungere ancora dell'acqua, ecco, oppure schiacciare ancora di più il nostro rosti.
Bene, possiamo aspettare, aspettiamo un pochino, anzi vi faccio rivedere perché comunque ogni tanto vado a scoprire tutto. Ecco, si sta già sprigionando un pochino di profumo. Aggiungo un pochino d'acqua ancora per aiutare un pochino nella cottura. Ecco, perché sia le patate che il rosti sono due ortaggi piuttosto, come si dice, poco ricchi di acqua, perciò per evitare problemi appunto di per evitare che si bruci il fondo, aggiungiamo un pochino d'acqua durante la cottura. Ho messo il pangrattato sulla superficie, quando poi sarà cotto possiamo andare ad aggiungerlo anche dall'altra parte, diciamo. Così che creerà questo contrasto, diciamo, questa crosticina che è croccante in contrasto con appunto poi il rosti, le patate e la Catalogna. Chi di voi ha mai provato la versione originale? Magari insomma, prima di mangiare in modo vegetale. A me non è mai capitato, però appunto vi dicevo, c'era questo piatto di origini trentine, se non ricordo male, con le patate, le uova, lo speck, ecco, ai tempi l'ho mangiato e credo fosse anche diciamo un piatto da poter consumare a colazione. Si sa che in montagna abbondano di ingredienti di tipo animale, perché ovviamente con l'allevamento eccetera hanno a disposizione molto più, come dire, sì, brava Rosy, con lo speck, sì, non mi ricordo il nome di quel piatto, sinceramente, ho provato anche a riprodurlo a casa, perché a me è sempre piaciuto riprodurre, diciamo, i vari piatti delle varie, insomma, quando andavo in vacanza, chi non si trova poi a dire, vi ricordate com'era buona quella, so, quella pasta o qualcosa. Allora ho sempre avuto il pallino di provare a riproporre appunto i piatti consumati in vacanza, però purtroppo confermate anche voi che una volta che si torna a casa non so, cambierà l'aria secondo me, perché non è mai come quando si è via, ecco. Io sono sicura che cambi l'aria. Bene, adesso vi faccio vedere, apro la pentola, vi faccio vedere a che punto siamo con la cottura, perché nel momento in cui si potrà staccare, voi non la vedete, intanto però c'è Camilla qua, si la vede, eccola lì, lei, vedete, qualunque preparazione io stia facendo, lei è il mio sous chef. No, ma comunque sta, non si fare. È sempre in mezzo ai piedi. Insomma, chi ha animali domestici, gatti, cani, credo che sappia bene a cosa mi sto riferendo. Ecco, vedete, adesso si è staccata. La facciamo andare ancora un po' coperta prima di girarla. Dicevo, chi di voi con gli animali domestici si trova a cucinare in queste situazioni con il cane sotto? Camilla? Con il cane che... sì, controlla Rosy, ma ecco, è anche contenta perché adesso ha capito che stiamo parlando di lei, vero? E in mezzo, proprio in mezzo in questa fascia qua, e per aprire vari cassetti lei fa, io apro, lei si sposta, si riposiziona, insomma è sempre in mezzo alle gambe, per non dire qualcos'altro. Ecco, però
almeno personalmente non riesco, non riuscirei a stare senza. È una compagnia. Allora, vediamo. Io proverei anche a girarla, sempre di non fare danni. Al massimo si, come si dice, si romperà. Vorrei provare a girarla. Che altro per evitare che si bruci. Allora, facciamo come ho fatto per la farinata. Vediamo, raccogliamola tutta quanta. Ecco qui. Ops, è già caduta un pezzo giù. Si è un pochino persa per strada questa volta. Però siamo riusciti a rimetterla dentro, insomma, nella padella. Bene, si è un pochino, è rimasta un pochino sul bordo, perciò non sono riuscita a girarla. Però, ecco, vedete la superficie dorata. Camille qua perché sa che poi tutti i pezzettini che sono andati in giro saranno anche per lei. Ecco qua. Allora, anche in questa parte mettiamo del pan grattato, ecco, ovviamente non essendoci nessun legame, legante, scusate, insomma, il piatto è tenuto assieme, sì, dall'amido delle patate che viene rilasciato dalla, insomma, non abbiamo tipo una pastella a tenere assieme, perciò è normale che comunque non abbiamo la stessa, diciamo, densità della frittata, ecco. Però, come vedete, appunto, bene, Rosy, poi mi dirai, spero ti piacerà. Allora, adesso chiudo e, diciamo, faccio cuocere anche dall'altro lato a coperchio chiuso, perché così il vapore cuocerà meglio le verdure. Ovviamente ci vuole un pochino di malizia, vi dicevo, per girare il tutto, perché anche avete visto qua, ovviamente può succedere, come in questo caso, che vi cadano dei pezzi in giro, ma insomma non preoccupatevi. Ciò dimostra che non sono una cuoca provetta, ma è anche bello vedere che qualcuno non ci fa sentire troppo soli nei nostri errori in cucina, ecco. E poi, insomma, il bello della diretta è anche questo, no? Qualcuno sarà anche lì a vedere, aspettando il momento in cui giro la farifrittata, appunto, ho girato il rosti per vedere se riuscivo. Comunque, non ci sono riuscita perché, vedete, il fornello, non vi nascondo niente. Comunque la maggior parte del nostro rosti l'ho salvato, perciò bene, l'importante è quello, perché siccome sarà la cena di stasera per me e mio marito, insomma, devo recuperarne buona parte, ecco. Allora, scopriamo un pochino, vediamo se si stacca. Ecco, vedi, vedete, rimane comunque, rimangono alcune parti separate, però l'aspetto finale è quello, appunto, di un tortino, ecco, chiamiamolo così. Mi
ricordatevi che più lo allargate più diventa fine e quindi prima cuocerà. Allora facciamo andare ancora un po', ovviamente le patate essendo tagliate a julienne, anche se sono state messe dentro crude, diciamo che la loro cottura non è così lunga, non richiede molto tempo. Poi con il coperchio chiuso riusciamo a mantenere la temperatura anche con la fiamma non troppo alta, così da appunto cuocere uniformemente i arrosti. Controlliamo ancora, ok, ecco, vedete come si stacca bene. Vogliamo evitare che si bruci. Allora, io direi, facciamo andare ancora un paio di minuti, dopodiché posso evitare, scusate, posso trasferirlo in un piatto da portata. Come avete visto, la superficie è bella dorata, mentre l'interno rimane morbido con le verdure stufate. Più lo fate fine, più rimane croccante. Ovviamente avrei dovuto prendere una padella più grossa e schiacciarlo di più, di modo da farlo diciamo alto circa 1,5 cm. Ecco, in questo modo invece, ovviamente essendo la padella più contenuta, mi è venuta più alta la frittata, però non è un problema, comunque ecco qua la superficie sempre bella dorata. Bene, io ho spento il fornello, adesso prendo un piatto da portata, così intanto Camilla sottopulisce i pezzi che sono caduti per terra. Ecco qua. Bene. Sta cadendo da questa parte. Vediamo se riesco a spostarlo. Ecco qua. Bene. Ecco qua il mio rosti di patate. Vedete sulla superficie il pan grattato? Come ha reso bella, diciamo, colorata e anche semini la nostra tortilla, chiamiamola tortilla, rosti di patate, ecco. Ecco la dimensione, vi dicevo, qua adesso l'ho un pochino schiacciato per farlo stare all'interno del piatto, perché sennò rischiava di cadermi fuori anche questa volta. Bene. Io l'ho insaporito con del rosmarino, se vi piace un'altra erba aromatica potete usarlo. Spero vi sia piaciuta come ricetta e sono curiosa di vedere se qualcuno di voi lo prova a rifare, perché così insomma mi fate vedere i vostri esperimenti. Io adesso ne provo anche un pochino, perché giustamente devo farvi vedere insomma la bontà del piatto. Allora proviamo da questa parte di qua, che è già quella un pochino rovinata. Oppa, metto giù. Allora, il profumo è molto buono. Poi vi dicevo, la Catalogna a me piace tanto. Adesso mi ustiono. Buono. Poi ora è ora di cena, tra un po' mangio. Le patate sono cotte alla perfezione, la Catalogna nella gamba è rimasta un pochino croccante, il sapore è veramente ottimo, la curcuma si sente un pochino dal colore al piatto, perciò ricetta riuscita e preparata per voi. Bene, io vi ringrazio per essere rimasti collegati per questa puntata, vi do appuntamento a giovedì prossimo e
Mi raccomando, rimanete collegati perché troverete il sondaggio per settimana prossima per la ricetta che andremo a preparare assieme. E un'altra novità che non vi svelo adesso, ma sto elaborando, vedere se riuscirò a proporvi per settimana prossima. E niente, se vi piace, se vi è piaciuta la diretta, condividetela, invitatevi i vostri amici a mettere mi piace alla pagina e fatemi sapere se ovviamente provate le mie ricette. E, buon appetito anche a voi allora, grazie Rosy, grazie, mi raccomando, segnatevi giovedì alle 19 con Cuciniamo Assieme a Pomodoro e Basilico. Un bacione, a presto, ciao!